Buonasera, ben ritrovati. Questa è la quarta e ultima puntata di Piazza Elezioni. Conosceremo le ultime quattro liste di questo giro che abbiamo fatto con le 16 liste che si presenteranno alle prossime elezioni del 4 marzo. Saluto Piero Franchini, buonasera, che come al solito ci porterà le istanze, le due domande magari del popolo. Vediamo allora chi ci è venuto a trovare questa sera. Cominciamo da Fausto Tenti, candidato di Potere al Popolo, buonasera. Salvatore Catello, Partito Comunista, buonasera. Francesca Calchetti, Noi con l'Italia, UDC, buonasera. Buonasera. E Nicola Graziani, candidato di Civica Popolare, buonasera. Allora, partiamo subito, partiamo da Fausto Tenti e poi chiederò la stessa cosa anche a Salvatore Catello, visto che è una domanda che riguarda un po' l'area di sinistra e anche per quella che è la storia politica di Fausto Tenti. Ma come mai tutta questa frammentazione, no? A sinistra, dove ci sono varie sigle o comunque liste che si ispirano, no? A quelli che sono stati i valori del comunismo, e quindi perché Potere al Popolo in questo caso? Fausto Tenti. Ma Potere al Popolo è una lista, una coalizione che è nata dall'appello di un gruppo di giovani ragazzi e ragazze di Napoli, del centro sociale Gesù Paz, l'ex OPG, che fanno delle opere altamente meritorie dal punto di vista del sociale e della solidarietà agli ultimi della loro città, e è una lista, diciamo così, che crea una simbiosi, diciamo, un mix anche generazionale fra la sinistra sociale, quella quindi dei movimenti, dei centri sociali, dei comitati per le battaglie ambientaliste, contro gli sfratti, per aiutare gli immigrati che, come vediamo, spesso si trovano in situazioni di difficoltà, contro le devastazioni del territorio, e la sinistra cosiddetta partitica, in questo caso Rifondazione Comunista, la Rete dei Comunisti, il Partito Comunista e la piattaforma Eurostop. È, diciamo così, un'esperienza nuova, proprio perché nasce da questa simbiosi fra il sociale e il politico, dove appunto il sociale si trasforma in politico, e questi ragazzi che hanno costruito, hanno voluto fortemente questa lista, sono tra l'altro coloro i quali più di tutti soffrono la crisi sociale sistemica nella quale viviamo, nella forma attuale del capitalismo che si chiama globalizzazione neoliberista, e che ha portato a una crisi che soprattutto mette in difficoltà proprio i giovani, che vedono l'assenza non solo di futuro ma anche di sogni per il loro futuro. E quindi è una lista che crea, diciamo così, questa combinazione esplosiva, irriverente quasi, fra la sinistra sociale e la sinistra politica. In che cosa si differenzia che ha il nome, diciamo, ecco, dell'originale, no? Quasi. Prego. Allora, noi invece abbiamo deciso, ma chi ci segue, chi ci ha seguito in questi anni sa che noi abbiamo sempre detto che se mai ci fossimo presentati all'elezione l'avremmo fatto col nostro nome e col nostro simbolo, senza nasconderci. Massimo rispetto per i compagni di Potere al Popolo, che sono compagni di lotta spesso, anzi quasi sempre, nelle strade e nelle piazze con noi, però la nostra idea è un po' più alta, non quella di una lista elettorale che, come le liste elettorali del passato, partendo dalla sinistra arcobaleno, alla rivoluzione civile, alla lista Tsipras, sono morte pochi mesi dopo la fine delle elezioni. La nostra idea è quella di ricostruire in Italia un partito comunista con un'ideologia forte, in modo autorevole, indipendente e autonomo dalle forze della sinistra, perché spesso in questi 25 anni abbiamo visto che quando i comunisti si sono alleati, chi ci ha rimesso sono stati i lavoratori e le classi popolari. Quindi la nostra idea è quella di ricostruire in Italia questa grande idea del partito comunista. E ovviamente il nostro progetto è un progetto che va avanti anche dopo il 4 marzo, e speriamo di incontrare i compagni, speriamo di essere insieme dopo il 4 marzo per le strade e nelle lotte. Quindi il lavoro è al centro della vostra lista? Assolutamente, il lavoro è il cardine su cui gira tutto il nostro impegno quotidiano e la nostra campagna elettorale, anche che è una campagna di lotta, non è una campagna elettorale. E anche domani, il 23, saremo in piazza a Santa Maria Novella a Firenze insieme ai precari della sanità,
alle 10 di mattina. E quindi la nostra è una campagna elettorale di lotta, il programma è un programma di lotta, noi non abbiamo impiegato molto tempo a fare il programma perché era quello che noi continuamente facciamo tutti i giorni. Andiamo da Francesca Calchetti, noi con l'Italia UDC, che è una lista che appoggia il centrodestra, ecco, in che cosa si caratterizza questa lista e quali sono le istanze, ecco, che volete portare agli elettori? La caratterizzazione maggiore di noi con l'Italia UDC è sicuramente l'equilibrio, la moderazione e la buona politica, intesa come toni pacati e come lavoro serio fatto da persone competenti che vogliono riportare il nostro paese ad un'economia, a un'economia forte e competitiva con l'Europa. La caratterizzazione maggiore è proprio questa, la moderazione, l'equilibrio e la competenza. Noi cerchiamo di, con il nostro lavoro, di riportare l'Italia in una situazione di competitività come già questo partito nel dopoguerra ha fatto uscire l'Italia dalle difficoltà. Di cosa ha bisogno il nostro paese e anche il nostro territorio magari in questo momento? I bisogni sono molteplici, a partire dalle infrastrutture, ad esempio. Io vivo in un territorio che è la Val Tiberina, dove soffriamo delle infrastrutture. Le 45 sotto gli occhi di tutti, ultimamente abbiamo visto la piazzola che è franata proprio a Pieve Santo Stefano. È essenziale affinché l'economia funzioni, che le infrastrutture siano efficienti e ci permettano di poter usufruire e fruire del nostro territorio. Il problema della Due Mari, anche quello è molto chiaro ed è tanti anni che è dibattuto. Chiaramente nel momento in cui dovremo portare la nostra terra in Parlamento, in primo luogo dovremo pensare alle infrastrutture. La Tiberina Terbis, che è l'unica alternativa alla E45 per il tratto che è toscano e romagnolo, adesso in primavera inizieranno i lavori di ripristino e sono stati stanziati 2,5 milioni di euro da ANAS proprio per il ripristino di questa strada che è cruciale, anche perché un'interruzione delle 45 troncherebbe l'Italia a metà e metterebbe in ginocchio la nostra economia. Io posso dire, come assessore a Pieve Santo Stefano e prima ancora come vicepresidente della comunità montana, è da 7 anni che mi batto affinché questa strada venga ripristinata e adesso in primavera dovranno iniziare i lavori, e di questo ne sono molto orgogliosa. Oltre che ritengo che sia un'arteria strategica e importante per tutta la nostra economia di Vallata, Aretina, ma anche insomma per tutto il centro Italia. Siamo stati anche recentemente a documentare proprio quello che è accaduto lì in zona, anche le famiglie evacuate, eccetera. Vado da invece Nicola Graziani, Civica Popolare, questa è una lista invece che appoggia il centro-sinistra, con quali ambizioni? Ma le ambizioni sono quelle... Noi non appoggiamo il centro-sinistra, sì. Noi siamo del centro-sinistra. Sì, certo, siamo... certo. È un po' diverso. Noi appoggiamo, per un gioco fatto da questa legge attuale, legge elettorale, il PD. Ma noi siamo presenti, siamo stati presenti la scorsa legislatura attraverso Scelta Civica, attraverso alcuni elementi di Scelta Civica che sono rimasti con noi. Il nostro intendimento è quello di portare due cose alla coalizione che auguriamo sia quella vincente il 5 di marzo. La prima, un senso dell'equilibrio, la seconda, un senso riformista. Mi spiego meglio. Questa legge impone di fatto delle alleanze, l'esito probabilmente imporrà l'esito finale delle elezioni, delle alleanze ancora più ampie. Il centro che guarda a sinistra è storicamente il luogo fisico, il luogo politico della mediazione e della ricerca della sintesi politica, e noi riteniamo di essere perfettamente in grado, e per il nostro DNA e per il nostro genoma, di essere in grado di svolgere questa funzione, una funzione senza la quale, sia chiaro, le coalizioni di governo finiranno per essere sicuramente molto molto più fragili. Poi per quanto riguarda il riformismo, noi ci rendiamo perfettamente conto delle difficoltà del ceto medio, non solo delle classi più povere, ma anche di quelle medie che stanno diventando ancora più povere grazie alla crisi, del cui esito sociale ancora non è ben definito, e quindi vogliamo essere un po' il pungolo di questa coalizione. Se noi andiamo a vedere in fondo quello che è il
è stato l'esito dell'azione di Beatrice Lorenzin, che è il nostro candidato premier, ricordiamo, una dei pochissimi donne, abbiamo anche questa piccola, come dire, caratteristica. Negli ultimi 5 anni è stata ministra della salute in 3 governi, ha dato una serie di impronte sostanziali al sistema sanitario nazionale, non lo ha smantellato come è stato fatto da precedenti governi, lo ha valorizzato, e adesso noi vogliamo 5 miliardi 5 in 5 anni per potenziare ulteriormente il sistema sanitario nazionale. Allora Piero, ripartiamo da te. Sì, allora io sono ormai alle ultime appunto liste che... E nell'ascoltare quello che hai detto, certe volte ho cercato anche di stimolare, però poco ho sentito, se non a grandi promesse a livello nazionale, diciamo, dai leader, ciò che è alla base anche, diciamo, fra di noi, insomma, questi, perché i candidati che sono qui sono quelli che sono fra di noi, poi dopo magari gli altri sono un pochino più in alto, ecco, cosa intendono e cosa intenderanno fare al momento in cui saranno insediati, io glielo auguro a tutti, sulle cose essenziali che l'Italia chiede, perché al di là delle tante chiacchiere, l'Italia vuole il lavoro e vuole la sicurezza e la tranquillità. Come diceva appunto il Cardinal Bassetti, lavoro e grazia. Grazia per rappresentare appunto la vita serena della gente, la vita tranquilla della gente, quindi ecco. E poi chiaramente l'abbassamento dei toni, perché in questa campagna elettorale mi sembra che sia, diciamo, siamo scesi tante volte anche in cose, diciamo, poco simpatiche, insomma, perché chiaramente noi stiamo qua e ascoltiamo, però valutiamo che certe volte si alzano troppo i toni e che quindi bene sarebbe, per dire, cercare di rappresentare di più ciò che la gente di cui ha bisogno, che invece tirarsi le steccate e le... Ecco, quindi voi cosa raccontate alla gente perché vi creda? Salvatore Catelli. Allora, sul lavoro noi, come ho detto prima, la parte centrale del nostro programma. Noi abbiamo un programma socialista e quindi parliamo di un cambiamento della società. Ovviamente in questa elezione abbiamo dovuto fare anche delle proposte concrete. La proposta concreta, la prima, è la riduzione dell'orario di lavoro a 32 ore a parità di salario. Questa è, solo con questa norma si ricreerebbero nuovi posti di lavoro. In contemporanea all'abolizione della legge Fornero e la riduzione dell'età pensionabile a 60 anni, che manderebbe in pensione giustamente le persone che hanno diritto ad andare in pensione e farebbe entrare nel mondo del lavoro una massa di giovani che oggi è il 32% della massa di disoccupati. Quindi questo per quanto riguarda il lavoro. Io lo so che sono proposte che sembrano strane nel 2018, ma in realtà è proprio la cosa più reale che ci può essere. E sul piano case va fatto un piano di investimenti sulla costruzione di case popolari e nel frattempo, in attesa, noi siamo tornati a parlare di espropri e non di espropri al signor Mario Rossi che ha la seconda, terza o quarta casa per i figli, ma espropri a grandi gruppi immobiliari che speculano avendo migliaia di case sfitte e così ad tenere alti i prezzi delle case, quindi ai grandi gruppi immobiliari e ai grandi gruppi bancari che le hanno già tolte ai risparmiatori, magari perché nel frattempo avevano perso il lavoro e non erano riusciti a pagare le rate del mutuo. Quindi queste sono le nostre politiche per rendere almeno la vita serena sul lavoro e case. Poi, se si dovesse parlare di coperture, io vi dico anche quali sono le coperture economiche. Prima di tutto il rifiuto del pagamento del debito verso le banche estere, che è il 47% del totale. La riduzione di spese militari, il ritiro dalla NATO, che è una delle nostre proposte, ci farebbe risparmiare 25 miliardi di euro l'anno, perché costano quasi 70 milioni di euro al giorno. E ora gli Stati Uniti hanno chiesto che noi si porti la spesa per la NATO da 70 a 100 milioni di euro al giorno. E noi questo lo rifiutiamo in toto. Quindi queste sono alcune delle proposte per fare... Per capire almeno questo fatto degli espropri, cioè ci riferiamo che magari a qualcuno, imprese che hanno realizzato palazzine e poi magari non le ha finite. I cosiddetti palazzinari. Quindi, e poi come verrebbero redistribuite queste case? Chi ha bisogno di una casa? Tutti quelli che hanno bisogno di una casa, italiani e stranieri,
italiani e stranieri, a tutti gli viene data una casa. E questo servirebbe anche a interrompere quel circolo vizioso di guerra tra poveri, di razzismo, di violenza che sta succedendo in questo periodo. Lavoro per tutti, casa per tutti. Ma per ripianare questi costi che ci sarebbero? Te l'ho detto, la prima cosa è il rifiuto del debito che abbiamo contratto con le banche estere, che non è stato contratto per i lavoratori, ma bensì per salvare le banche e per salvare i grandi gruppi economici mondiali, italiani e europei. Primo. Secondo, il ritiro delle truppe militari all'estero. Noi abbiamo 42 missioni militari all'estero. La NATO e la guerra ci costano 25 miliardi l'anno. Solo questo, la legge Fornero fa risparmiare 20 miliardi. Solo il ritiro delle truppe militari sarebbe un risparmio di 25 miliardi l'anno. Perfetto. Sentiamo allora invece noi con l'Italia UDC quali, chiamiamole ricette, insomma, quali proposte per il lavoro. Le proposte per il lavoro nascono da un aiuto alle piccole e medie imprese che rappresentano il tessuto sociale italiano, soprattutto sia nelle nostre province, Arezzo, Siena, Grosseto, ma sia anche in tutta Italia. Ciò che rappresenta la nostra economia è fondata su piccole e medie imprese. Per questo l'UDC nel suo programma ha messo in primo luogo, in prima evidenza, il sostegno al credito, la riduzione della pressione fiscale per le piccole e medie imprese e anche lo sviluppo industria del famoso 4.0. Con il sostegno delle piccole e medie imprese si ricrea l'economia, si danno posti di lavoro, si fa girare il prodotto Italia. Questo anche potenziando il nostro Made in Italy, che è fondamentale e che comunque rappresenta un valore aggiunto che noi dobbiamo portare in Europa e nel mondo. I nostri prodotti devono essere conosciuti e devono essere valorizzati al massimo, perché abbiamo visto che in Italia non possiamo essere competitivi a livello di lavoro purtroppo con altri paesi. Quello che possiamo fare è quello di potenziare il nostro prodotto, creare prodotti d'eccellenza che nessuno sa fare bene come sappiamo far bene noi. Prima lei ha parlato anche di una politica che tenga toni calmi. Io su questo lo condivido e sono d'accordo con lei. A questo proposito vorrei ricordare un gruppo di amici, me ne ha parlato sere fa, del discorso che ha fatto Papa Francesco sulla politica ad ottobre a Cesena, dicendo che la buona politica è quella che passa dal confronto, da un confronto sereno con le altre posizioni politiche. Non siamo qui tra avversari, ma siamo qui tra persone che vogliono crescere, che hanno un unico fine comune, quello che è del bene comune. E questo ritengo sia fondamentale, sia un principio fondamentale da insegnare anche ai nostri figli e alle generazioni future, nonché una buona pratica sociale da vivere ogni giorno. Civica Popolare, ecco, come si può creare lavoro? Abbiamo toccato un po' tutti gli argomenti della campagna elettorale, quindi in un condensato, sì. Non è facile dirlo in 2 minuti e mezzo. Allora, incominciamo. Innanzitutto mi fa piacere vedere come gli amici della sinistra, siamo nella terra di Fanfani, no? Qua, sì. Tirano fuori di nuovo giustamente il progetto delle case popolari, no? Noi altri che veniamo da quella grande tradizione possiamo dire ce l'avamo arrivati due generazioni fa, quindi gli effetti benefici si sono visti. E non vorremmo, sarebbe bello ma troppo lungo ricordare qual era il dibattito politico parlamentare all'epoca sul piano casa di Fanfani. Logicamente c'è un bisogno di un rafforzamento del ceto medio che in questo momento è più povero, ha più paura e quindi corre verso le estreme. Quello che sta succedendo in questi giorni in Italia, esponenti di Potere al Popolo accoltellati, esponenti di Forza Nuova picchiati a Napoli in maniera selvaggia, hanno detto, sono entrambi cose pericolosissime e da condannare. Io non mi sento più garantito dal punto di vista costituzionale se un esponente di Forza Nuova, le cui idee io rigetto fino in fondo, viene picchiato in quel modo così selvaggio. La necessità di riscoprire le ragioni della buona e tranquilla politica, veniva giustamente citato adesso il Papa Francesco, sono tuttora valide come lo erano nel 1945-47, anzi quella è la grande lezione che noi forse abbiamo un po' troppo dimenticato.
Devo dire purtroppo anche un po' per colpa del centrodestra, perché abbiamo avuto un centrodestra in questa campagna elettorale, va detto, che ha aizzato molto la paura del diverso. Non ce l'ho con la collega qua presente assolutamente, però quando Salvini dice certe cose sugli immigrati prendendo spunto da un fatto orrendo ed esecrabile come quello di Macerata, non fa bene al suo paese, così come non faceva bene, mi è capitato di vedere questa scena nel 2003 a Strasburgo, al Parlamento di Strasburgo, a interrompere un discorso di Carlo Azeglio Ciampi, Presidente della Repubblica, da cui mi bisogna rendere omaggio in ogni momento, per il gusto di andare sul giornale e di aver contestato sull'Europa il Presidente della Repubblica, lui parlamentare europeo che rappresentava l'Italia. Ciò detto, il ceto medio va rassicurato, va aiutato, deve uscire da queste secche che ci sono in questo momento, con aiuti che siano anche pubblici, sottolineo, anche pubblici, in termini di sgravi fiscali, eliminazione del cuneo fiscale. Non ci facciamo una particolare, non ci raccontiamo una storia, eliminare il cuneo fiscale è un intervento dello Stato nell'economia. Quindi noi siamo pronti anche a fare questo e a stimolare che cosa? La domanda interna, con un maggiore aiuto alle classi lavoratrici. Il 23 ci sarà domani questa manifestazione, questo sciopero. È emblematico di un ceto medio che sta ribollendo e che in questo momento, penso all'ordine degli infermieri, che è stato creato grazie all'intervento del ministro Lorenzin, e che adesso hanno delle esigenze che vanno accompagnate. Questo è un governo, non sono qua l'avvocato del governo, ma queste cose vanno dette, che ha chiuso una serie di contratti nazionali di lavoro, l'ultimo ieri. Questo è un governo che ha indicato la strada, che era la vecchia strada, anche vecchia e sana e buona, come piace a me, e spero che piaccia anche a qualcun altro, della mediazione governativa nelle relazioni industriali. Posto attenti, ovviamente può raccogliere quello che ha sentito. Una cosa che mi viene in mente da dire è che durante il governo Renzi Gentiloni la percentuale della spesa sanitaria sul PIL è scesa sotto il livello di guardia stabilita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi sulla sanità bisogna stare molto attenti, perché quando si stabilisce che per varie ragioni va aumentata di 5 miliardi di euro la spesa sanitaria nei prossimi 5 anni, poi si aumenta di 2, si deve dire che si è diminuita di 3, non che si è aumentata di 2. Comunque, questo fatto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha stabilito un limite nel rapporto tra spesa sanitaria e PIL, e in Italia siamo scesi sotto, questo è preoccupante, anche perché abbiamo 12 milioni di italiani che non si curano più, e non solo per spese odontotecniche oculistiche, delle quali possono fare a meno, ma anche purtroppo a causa della crisi, non per colpa della Lorenzin, a causa della crisi che ha portato a una situazione per la quale la gente non si cura più. E questo è un dramma veramente grosso, perché il diritto alla salute è un diritto sacrosanto, non solo costituzionalmente garantito. Sul lavoro io credo che la prima cosa da fare sarebbe l'abolizione del Jobs Act, perché ha precarizzato il lavoro, ne ha reso la dignità e ha distrutto i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, conquistati con lacrime e sudore nei decenni passati dai nostri padri e dai nostri nonni. Questo famoso contratto di tutele crescenti, io lavoro in provincia, per cui ho, come dire, una visione che mi permette di dire che cominciano ad arrivare le prime avvisaglie dei licenziati del Jobs Act dopo 3 anni degli incentivi che sono stati dati dai governi vari alle imprese. Abbiamo regalato, fra virgolette, diciamo così, 40 miliardi di euro alle imprese, e anche e soprattutto per i famosi 8.000 euro di sgravi annuali per ogni assunto col Jobs Act. Scaduti 3 anni, per i quali il giudice, se verificava la sussistenza di un licenziamento illegittimo, poteva solo comminare una multa al titolare che licenziava in maniera ingiustificata e illegittima, e non poteva reintegrare il lavoratore, perché l'articolo 18 non c'è più nel luogo di lavoro. Dopo 3 anni scatta la reintegra, il famoso contratto di tutele crescenti prevede questo, e cominciano ad arrivare i primi licenziamenti del Jobs Act. Siamo a una situazione in cui mancano 1 milione di posti di lavoro rispetto al periodo pre-crisi, quindi la situazione di lavori in più sono solo precari, molto precari, e basta. E quindi bisogna stare attenti alla situazione in cui viviamo. Tra l'altro noi proponiamo anche, al di là delle 32 ore di lavoro, perché la robotizzazione e l'automazione porterà a delle situazioni di grosse difficoltà, per cui bisognerà arrivare, come sta avvenendo anche per altri versi, anche se non condivido come, in Germania, alla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, perché altrimenti qui, non so, fra 20 anni i nostri ragazzi come potranno andare avanti. E poi la tassazione, ragazzi, la Costituzione, il sistema tributario
è informato a criteri di progressività. Questo significa che la tassazione deve essere progressiva. All'inizio avevamo 32 aliquote, la minima era del 10, la massima era del 72%. Adesso ne abbiamo 5. La minima è del 23, il che vuol dire che chi guadagna meno paga il doppio di tasse rispetto a prima, e la massima è il 42%, che significa che chi guadagna di più paga quasi la metà rispetto a quanto pagava all'inizio. Quindi va rimodulata la tassazione per recuperare svariati miliardi di euro, nonché va fatta una tassazione, diciamocelo anche alla fine, sui grossi patrimoni. La tassazione sopra un certo livello va usata per fare le leggi di stabilità, perché sopra un certo livello chiaramente, perché altrimenti abbiamo e avremo dei problemi ancora maggiori, al di là poi del pareggio di bilancio in Costituzione. Per cui... Allora, era anticipato la domanda che avevi fatto adesso sulle tasse, riparto da Francesca Calchetti, sulle tasse e anche su una campagna elettorale, forse come anche scontato, che è basata molto, no, sulla parte economica, su quello che si promette, sempre riferito ovviamente al soldo, tanto per farla semplice, no? E sono un po' invece sparite altre tematiche legate magari, ecco, alla società è fatta anche, ecco, di valori, di ideali, ecco, però chiaramente quando si fa la campagna elettorale ci si spinge molto alle tasche degli italiani, si fa presa su questo. Secondo me bisogna ritornare a parlare anche della famiglia, senza dubbio, perché il nostro tessuto sociale è fondato sulla famiglia. Noi con l'Italia UDC riteniamo che la famiglia sia il fulcro della vita di ogni persona, della vita individuale, e quindi vanno trovate le risorse per aiutare le famiglie, soprattutto quelle più numerose. Posso dire che il ragazzo che è con me in lista, Marco Casini, ha 5 figli. Insomma, mantenere 5 figli nello Stato italiano non è facile. Quindi vanno agevolate le famiglie, vanno aiutate le famiglie. Come si fa a aiutare le famiglie? Innanzitutto con gli asili. Bisogna trovare il modo di aumentare il numero di asili e fare in modo che la retta degli asili sia il meno possibile o addirittura annullata per le donne che lavorano. Personalmente io faccio l'avvocato, ho potuto fare la mia professione perché avevo a casa una famiglia che mi ha aiutato a crescere i miei figli. Se non avessi avuto la mia famiglia, purtroppo non avrei potuto andare avanti con la mia professione. Quindi io ritengo fondamentale dover aiutare le famiglie con figli per la crescita. E questo aiuto delle famiglie si ritrova anche in un benessere economico, secondo me, perché nel momento in cui ci sono strutture che ti tengono i figli, come ad esempio gli asili nido oppure scuole adeguate, i genitori possono comunque lavorare, possono produrre, possono far girare l'economia. Abbiamo sentito delle liste che propongono anche contributi, ad esempio cospicui per la maternità, siete d'accordo? Io sì, sono assolutamente d'accordo, perché comunque la maternità è un valore assolutamente fondamentale per noi, e quindi una donna deve essere aiutata, una donna che partorisce, che è in maternità, deve poter essere aiutata anche economicamente. Ecco, oltre agli asili e a questo, come si potrebbe ulteriormente aiutare la famiglia? La famiglia può essere aiutata in molti modi, anche con la scuola, con una scuola migliore che formi le competenze e che formi i giovani in una maniera più completa e che li possa rendere competitivi con gli altri paesi europei, e soprattutto che permetta ai nostri giovani nella nostra scuola, quando escono, di poter rimanere in Italia, di poter far valere le nostre competenze nel nostro territorio. Nel nostro Stato. Questo ritengo sia fondamentale, frenare l'uscita, la cosiddetta uscita di cervelli dall'Italia, perché noi abbiamo tante potenzialità ed è giusto che vengano sfruttate. A mio avviso il governo centrale deve cercare in tutti i modi di potenziare e di aiutare i giovani affinché possano rimanere nel nostro Paese, affinché possano creare nel nostro Paese e investire. Allora, ci sono molte cose su cui Civica Popolare concorda con l'UDC, in ogni caso sono due posizioni di centro.
E non solo perché anch'io ho 5 figli come il candidato sindaco. Ma io a questo punto posso raccontare un po' quella che è la mia storia personale, che è la cosa più interessante e più viva di tutte. Io mi sono sposato presto, ho avuto 5 figli, ho comprato la casa, ho comprato la macchina, i miei figli adesso incominciano a studiare, studiano all'estero, gli ho detto anch'io per favore tornate se ci riuscite. Perché? Perché avevo un buon posto di lavoro che mi ha permesso di aprire un mutuo in banca, che mi ha permesso di trovare delle risorse e di pagare ogni tanto la babysitter. Quindi è chiaro che questo è il nucleo della tutta la faccenda. Se la crisi politica, economica tocca il ceto medio, vuol dire che distrugge quella che è il pilastro della convivenza civile in questo paese. Se noi andiamo a vedere le biografie di tanti di questi che ci hanno deliziato in questi giorni con le loro storiacce di cronaca, andiamo a vedere che ci sono dietro delle situazioni culturali e familiari spesso complicate, ma non perché chi nasce in una famiglia meno fortunata e sia automaticamente pronto a delinquere, ma semplicemente perché la famiglia di solito aiuta a creare dei buoni cittadini. Quindi il rispetto dei diritti del singolo passano per il rispetto della tutela della famiglia. La famiglia che è quella che ha bisogni più sgravi fiscali, ricordo a questo riguardo quello che ha fatto Obama negli ultimi 2 anni della sua presidenza, che sta distruggendo Trump negli Stati Uniti, attraverso una politica fiscale, la prima ben pensata, la seconda molto meno, che si traduce nel caso di Trump in una flat tax che non a caso adesso viene ripresa da Silvio Berlusconi. La flat tax, su questo sono abbastanza d'accordo con gli amici di Potere al Popolo e del Partito Comunista, ma riconosciuto anche questo, la flat tax purtroppo distrugge tutto quello che è ceto medio, ceto basso, in favore di uno sgravio fiscale de facto nei confronti dei più ricchi. E questo non aiuterà, anzi distruggerà l'economia. Margaret Thatcher nel 1992 viene messa da parte dal Partito Conservatore britannico perché vuole la flat tax e il Partito Conservatore sa che avrebbe portato il paese alla distruzione. Su questo non dobbiamo riflettere. Fausto Tenti, la famiglia che poi appunto si lega inevitabilmente anche alla sicurezza economica, a chi tiene i figli, al lavoro, come se ne potrebbe uscire? Ma la prima cosa che mi viene in mente è, ma questa situazione qui, chi l'ha governata in questi anni? Perché ora, volemose bene, sono d'accordo, sì. E questo sono d'accordo nel senso, manteniamo, però, allora, io, qui ci sono due autorevoli esponenti, di due partiti di centro, dei quali uno, la civica della Lorenzin, è stata, diciamo, legittimamente con Forza Italia, col PDL, poi ha aderito al nuovo centrodestra, dopodiché il nuovo centrodestra ha deciso di stare al governo con Renzi e con Gentiloni, ha dato vita Alternativa Popolare e adesso siamo alla civica della Lorenzin. Ha girato, ripeto, del tutto legittimamente un pezzo di arco costituzionale andato dal centro-destra al centro-sinistra, quindi non si può dire che non abbia, come dire, dettato la linea per cambiare le cose alle famiglie, no, perché se no. Di là abbiamo Cesa, UDC, anche loro un po' col centro-destra, un po' col centro-sinistra, e quindi volevo dire, bene o male, i democristiani, in senso buono e positivo, i democratici cristiani, diciamo così, governano sempre. Quindi volevo dire, io sono contento che vengano proposte tutte queste ricette per risollevare l'Italia, però voglio dire, quest'Italia l'avete governata bene o male voi, in un modo o nell'altro, dal centro-destra, dal centro-sinistra, dal sinistra-centro, dal sinistra-destra, dal centro, l'avete comunque gestita negli ultimi anni voi. Per cui io credo che le politiche che andrebbero fatte sono innanzitutto quella di sgangiarsi dall'austerità che impongono ai vostri governi le commissioni europee, la Troica, il Fondo Monetario, la Banca Centrale Europea. Dobbiamo evitare che queste organizzazioni, organismi sovranazionali ci dettino legge, ci impongano il pareggio di bilancio in Costituzione, come è stato fatto con l'articolo 81, votato allegramente da tutto l'arco costituzionale, che ci impone un'austerità feroce, il fiscal compact, il CHUPAC, il six pack, tutta questa roba qua, che in qualche maniera ci costringe a fare politiche di contrazione di spese di welfare, di sociale, di sanità, di scuola e di servizi pubblici. Quindi
Io spero che, come probabile, purtroppo io dico, che comunque vi accorderete quando farete un governo insieme allegramente delle mega larghe intese fra centro-destra, centro, centro-sinistra, centro, in modo tale che queste cose tutti insieme appassionatamente cercherete di risolverle, spero, perché altrimenti non se ne esce da questa situazione. Sembra che abbiano governato altri, ma in realtà siete voi due, giustamente, non voi, ma insomma i vostri responsabili politici nazionali, siete, voglio dire, sono responsabili della situazione nella quale, drammatica, nella quale l'Italia versa. Le ricette ce ne sono tantissime. Siamo a 9 minuti no, e mezzo. Mi sembra, se no. A posto, a posto. Se no dopo non rimane tempo per dopo. Salvatore Catello, Partito Comunista, ecco, sia sulla famiglia, che poi si riallaccia anche quello, le proposte che appunto diceva prima, e anche visto che Fausto Tenti prospettava quella che è una delle previsioni, no, che gli osservatori fanno, cioè di una mancata vittoria, diciamo, da parte, e quindi di una maggioranza stabile di una delle compagini, quindi l'ipotesi, diciamo, di governi insieme. Vi spaventa? Che cosa vi spaventa di questa prospettiva? No, spaventa assolutamente no, anche perché, oppure assolutamente sì, dipende dal punto di vista. Nel senso, gli ultimi 25 anni hanno governato centrodestra e centrosinistra ininterrottamente, e la differenza tra i vari passaggi non si è vista, ma il motivo è anche abbastanza semplice. E non perché chi ci ha governato in questi anni sia cattivo, ma perché crede a delle idee che sono le idee di gestire il capitalismo, quando abbiamo visto che ormai il predominio dell'economia sulla politica è al massimo livello. Tant'è vero che, se vi ricordate 5 anni fa, quando vinse le elezioni Bersani e non riusciva a fare il governo, o ora in Germania non sono ancora riusciti a farlo il governo, a domanda Draghi rispose: si è preoccupato per la situazione italiana, non si riesce a fare un governo? No, abbiamo insilito il pilota automatico. Che vuol dire? Vuol dire che i paesi oggi hanno una governanza limitatissima, perché chi governa veramente sono questi organismi internazionali, che sono Commissione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale, la cosiddetta Troica. E detto questo, e qui magari faccio una piccola critica anche alla sinistra radicale, la sinistra radicale governa in Europa, governa in Grecia, e Tsipras non ha fatto niente, ma non ha fatto niente non perché è cattivo, e qui si torna al discorso del rispetto dei compagni che ho in questo periodo, non ha fatto niente perché non ci sono più i margini. Tsipras ha fatto esattamente quello che avrebbe fatto un governo socialdemocratico o un governo di centrodestra, ha applicato alla lettera quello che gli è stato dettato da Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale e Commissione Europea. Quindi noi l'unico, e questa è la cosa che forse ci differenzia di più da tutti quei partiti di sinistra, noi diciamo che dobbiamo andare fuori dall'Unione Europea, fuori dall'Euro e fuori dalla NATO. Queste sono le nostre parole d'ordine, e questa forse è la differenza maggiore, e a sinistra siamo gli unici a dirlo. Piero. Sì, dunque ho sentito un po', diciamo, le varie piccole ricette che d'altronde voi potete portare avanti. Però ecco, mi sembra che praticamente c'è un po' di, come dire, di distanza tra il popolo e appunto chi pratica la politica. Perché? Perché chiaramente sono state raccontate tante cose che poi dopo non si sono verificate, e quindi ecco, diciamo che c'è stato questo scollamento. Allora, voi che dovete alla fine convincere anche i giovani, anche quelli che, diciamo, sono più restii a andare a votare, e appunto questo 20% di indecisi, a far sì che vi votino. E quindi ecco, terra, le cose che vi sembra che riescano a convincere di più, quali sono? Nicola Graziani. Non è facile rispondere così immediatamente, però è chiaro che
Si va molto a pagare in questa fase il prezzo di alcuni, di una concezione della forma partito che non è più territorializzata come una volta. Adesso contano solamente nei partiti maggiori, soprattutto i leader, tutto il resto sa di zolfo, quindi la gente non si avvicina più alla politica. E questo si riflette in una mancata identificazione del cittadino nelle istituzioni democratiche. La crisi nasce da questo sostanzialmente. Noi stiamo cercando di fare, un movimento nato da poco tempo, per carità, ma stiamo cercando di lavorare esattamente su questo. Io sto battendo la campagna e la città di questo collegio, che è un collegio molto grande, fra l'altro ha delle difficoltà logistiche oggettive, per trovare, e trovo che quando c'è un contatto diretto il calore umano torna immediatamente. C'è un'ansia, un desiderio di essere di nuovo rappresentati, di tutto, di tornare a... di contare, ma sono due facce della stessa medaglia, se mi posso permettere, e sono due bellissime facce di una medaglia bellissima. Perché? Perché questo paese nel 1945 in poi è cresciuto non perché, se mi posso permettere la stoccatina, si voleva uscire dalla NATO, anzi, ma perché abbiamo scelto tutti insieme l'Unione Europea. L'Unione Europea, ne approfitto per dirlo, che non è vero che sia semplicemente una questione di banche, di banchieri, eccetera. L'austerità, la linea dell'austerità ce l'ha imposta in fondo alla Germania con una grande coalizione di cui la sinistra è, come dire, asse portante, quindi non possiamo dare la colpa semplicemente a una parte o a quell'altra. Ci sono stati dei fenomeni anche culturali, anche intellettuali, che hanno portato delle scelte non tutte condivisibili, su questo siamo perfettamente d'accordo, ma il fatto è che ritrovare la politica, il gusto della politica fra la gente comporta, in questo forse una legge elettorale più proporzionale come l'attuale ci potrebbe aiutare, a una trasformazione della forma partito non più leaderistica ma territorializzata. Fanfani, lo dicevamo prima, no? Lo citavamo prima, Fanfani era l'uomo che rende la Democrazia Cristiana storicamente un partito pesante sul territorio ed è stato quello che ha permesso alla Democrazia Cristiana poi di essere centrale per i restanti 30 anni. Questa è una lezione che tutti, il Partito Comunista pure era così, e tanta parte della sopravvivenza della sinistra è dovuta anche a questo, se questo siamo d'accordo, no? Su questa è la lezione su cui dobbiamo riflettere tutti, ma è un lavoro che si fa dal 5 di marzo in poi. Posso attenti. Ma io credo che, siccome la lista potere al popolo promana direttamente dalla Costituzione, che la sovranità appartiene al popolo, l'avvocata me lo conferma. L'avvocata, perché è tutto al femminile. No? Sì, ora è corretto così, quindi la sovranità appartiene al popolo, bel verbo, che hanno utilizzato questo, appartiene al popolo che la esercita nella forma dei limiti stabiliti dalla Costituzione stessa. E quindi è una lista nata da giovani, dove diciamo io sono uno dei più anziani in questa zona, per cui diciamo così la prima cosa da fare è ridare speranza nel futuro a questi ragazzi, che sono, e questa non è un'opinione ma è un dato di fatto, è una constatazione, rappresentano il futuro del nostro paese. Bisogna non solo evitare che ci siano le fughe dei cervelli, e che bisogna in tutte le maniere fare in modo che questi ragazzi abbiano una speranza perché il loro futuro possa essere almeno dignitoso. In una situazione in questa maniera, dove la precarizzazione è feroce, dove si manda in pensione la gente a 70 anni, questi ragazzi non hanno futuro. Quindi bisogna fare in modo, anche all'inizio, una cura shock, riduzione dell'orario a 30 ore, a 31 ore, redistribuire il lavoro, consentire a questi ragazzi di farci una famiglia, consentire a questi ragazzi di trovarci un piccolo appartamento. Bisogna fare in modo che questi ragazzi possano avere un futuro davanti. Queste sono le cose che la politica deve fare subito, okay, immediatamente. Lasciamo il minuto per l'appello finale di Fausto Tenti. Non lasciamo un minuto. Non era un appello, sì. Lasciamo un minuto per l'appello finale. Rispondevo a Piero Franchini. Sì, cosa si farebbe concretamente? Ecco, Salvatore Catello, come rispondiamo a questa è un'istanza, una domanda che le persone, diciamo, comunemente, magari anche perché sono meno dentro, no? Le persone che ovviamente lavorano, che per tanti motivi, no? Non si interessano anche della complessità delle cose, perché è chiaro che il popolo, no? Ovviamente tende a semplificare anche nei processi che poi sono invece molto più complessi. E subito. Certo, e ottiene niente e mai. Esatto. Sentiamo Salvatore Catello. Noi nasciamo nel popolo, nel senso, noi siamo rinati pochi anni fa, abbiamo rifondato il partito nel 2014 e nasce nel 2009 con l'espulsione di Marco Rizzo dai comunisti italiani, erano in 13.
Dopo pochi anni siamo riusciti a presentarsi alle elezioni politiche. Abbiamo raccolto più di 21.000 firme in tutta Italia, 2.000 in Toscana. Siamo stati nelle piazze, tra la gente, nei mercati. Continuiamo a farlo questo tutti i giorni. Se andate sulle nostre pagine Facebook o sui nostri siti, vedete i nostri militanti in tutta Italia che sono nei mercati, nelle strade, nelle piazze e vengono ben accolti, perché siamo figli del popolo. E aggiungerei... Se vedete le immagini delle nostre manifestazioni, delle nostre iniziative, il 75% del nostro corpo, del partito, è fatto da giovani sotto i 30 anni. E questo è un cambiamento, e anche infatti i compagni di qua sono pieni di giovani. Perché? Perché? Perché effettivamente ai giovani è difficile dire oggi che il capitalismo funziona. Perché la mia generazione, quella di... Io ho 38 anni, sono segretario regionale del partito, non sono il più giovane, ci sono più giovani di me nel partito. E la mia generazione, quella 35-45, era la generazione a cui era finito il socialismo reale nei paesi dell'est, era caduto il muro di Berlino e ci era stato detto che il capitalismo ci avrebbe portato lavoro, soldi, pace, casa, benessere, 3 uomini per ogni donna e 3 donne per ogni uomo. La realtà è stata ben diversa, non c'è stato un giorno di pace. La crisi impellente, disoccupazione alle stelle, sfratti in una quantità inimmaginabile. Allora, i giovani oggi non credono più alla favola del capitalismo. Non tutti hanno ancora capito che l'unica soluzione è il socialismo, ma ci stiamo arrivando. Perché l'unica soluzione, come diceva qualcuno un po' più bravo di me, diceva o socialismo o barbarie. E oggi stiamo vivendo la barbarie. Cosa vuol dire essere comunisti oggi? Essere comunisti oggi vuol dire credere in un futuro diverso da quello che ci viene prospettato. In un futuro dove al centro c'è l'uomo, in simbiosi con la natura circostante, in un equilibrio, e non dove al centro c'è il profitto. Perché questo è il mondo di oggi. Oggi, pur di fare profitto, siamo disposti a schiacciare, uccidere, distruggere interi popoli. Questo è il capitalismo oggi. Le guerre continue in Siria, ma noi pensiamo veramente che il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno casuale, come una pioggia, una nevicata. Il fenomeno dell'immigrazione è una cosa studiata a tavolino, ma se andiamo lì a bombardarle, a rubarci le risorse, 42 missioni militari all'estero, dicevo prima, andiamo lì e gli rubiamo tutte le risorse, ma cosa pensiamo che succeda? E a cosa serve poi questo corpo di immigrati nei paesi a capitalismo avanzato, se non a far aumentare la competizione? Perché un immigrato è disposto a venire qui a lavorare a condizioni peggiori di quelle che siamo. E quindi si innesca il meccanismo della guerra tra poveri. E la destra ci marcia. Francesca Calchetti, ecco, che cosa si dice alla gente che ascolta? Rispondo volentieri, sì, alla domanda di Piero, che dice cosa può fare la politica concretamente adesso. Secondo me quello che può fare è ripartire dal territorio. Ripartire dalla nostra terra. Noi con l'Italia UDC mi ha scelto anche perché io vivo, lavoro e ho fatto politica nel territorio. Con me gli altri candidati della Toscana sono toscani, vivono, lavorano e stanno qui. Questo è importante perché nella mia esperienza amministrativa sono assessore nel comune di Pieve Santo Stefano da 2 legislature e prima ho fatto una legislatura in minoranza che è stata comunque utilissima, perché comunque ho imparato quelle che sono le dinamiche della democrazia, la minoranza e la maggioranza. Un'esperienza concreta sul territorio ti forma e ti fa essere in grado di portare quelle che sono le nostre istanze più avanti in Parlamento. E poi c'è un altro vantaggio, a mio avviso, che come amministratori locali siamo abituati a rispondere alle persone. Nel momento in cui c'è qualcosa che non va, io ho i miei cittadini che mi tirano la giacchetta, come si suol dire, mi dicono: Francesca, così non va bene, allora posso migliorare, posso fare di più. Questo secondo me manca alla politica, perché la politica la vediamo lontana, la vediamo lassù e non ci arriviamo. Se invece la politica è fatta da persone che sono nel territorio, che stanno nel territorio, che lavorano nel territorio, io ho un interesse diretto, perché qui ci stanno i miei figli, c'è il mio lavoro, è per questo che quello che faccio lo faccio per me, ma lo faccio anche per tutti. Questa secondo me è una ricetta vincente per la politica. Visto che abbiamo un minutino da recuperare e che è avvocato, okay, sulla giustizia, che è un tema che non abbiamo mai toccato, è una delle tante riforme, no? Ogni tanto qualche passo in avanti, diciamo, viene fatto, però siamo ancora abbastanza indietro rispetto a quelli che dovrebbero essere
gli standard. È un tema molto delicato, perché sì, poi ci sono anche delle resistenze all'interno anche della stessa magistratura. Che cosa si potrebbe fare? La giustizia va sicuramente riformata, i tempi della giustizia non sono accettabili in un sistema, diciamo, globale, anche europeo o mondiale che sia. Purtroppo le cause da noi durano troppo e non rispondono a quelle che sono le esigenze né del cittadino né delle imprese, che ha bisogno comunque di risposte subito e troppe. E subito e veloci, perché d'altra parte io dico è sempre meglio avere una risposta negativa che non avere nessuna risposta, perché se non ho nessuna risposta io non so dove andare, se ho una risposta negativa mi organizzo e faccio un'altra cosa. Quindi una risposta deve essere data e la giustizia deve essere in grado di rispondere direttamente al cittadino. Altra problematica è il proliferare delle leggi, chiaramente, che comunque chiunque, sia imprenditore che cittadino, che si trova a dover affrontare il sistema legislativo italiano, si trova molte volte un grande sconforto. Ritengo che sia opportuno a questo punto creare anche dei testi unici di riferimento di quelle che sono le normative, per avere anche dei punti fermi. Mi ricollego anche a una necessità del territorio, si parla adesso della possibilità di spostare la sezione fallimentare del Tribunale di Arezzo a Firenze. Io dico no, manteniamola, perché tutto quello che è che riusciamo a mantenere Arezzo crea ricchezza, crea economia per il nostro territorio. Perfetto. Allora direi, avete tempi diversi, possiamo passare all'appello finale e allora ripartiamo dall'inizio, dal giro che abbiamo fatto all'inizio, da Fausto Tenti. Un minuto, perché votare Potere al Popolo? Ma io chiedo il voto per Potere al Popolo perché questa commistione che c'è fra la sinistra sociale che si impegna come questi ragazzi di Napoli per aiutare la gente che ha bisogno in questo centro sociale. Ci sono i dentisti sociali, gli oculisti sociali, i medici sociali che mettono a disposizione il proprio tempo libero per aiutare la gente che altrimenti non si potrebbe curare. Oppure ci sono gli avvocati che danno una mano alle persone sfrattate per morosità incolpevole, ci sono gli sportelli per gli immigrati, chi insegna a cucire, chi insegna eccetera. E ognuno mette a disposizione qualcosa, non è una... La Caritas va benissimo, però qui non è una forma di Caritas, qui ognuno mette a disposizione qualcosa per ricevere qualcos'altro. Il fatto che questi ragazzi abbiano pensato di dar luogo a una lista a noi, che facciamo parte, io in questo caso di Rifondazione Comunista, ci siamo volentieri messi generosamente a disposizione di questo progetto, perché ripeto ancora una volta, quasi ossessivamente, che i giovani sono il nostro futuro e dobbiamo fare in modo che se lo sognino e che lo abbiano poi da realizzare in maniera più dignitosa possibile. Un minuto e mezzo, perché votare il Partito Comunista? L'unico vero voto utile è il voto al Partito Comunista, perché se veramente vogliamo insieme ricostruire in Italia un Partito Comunista forte, indipendente, autonomo, da tutto e tutti, che metta al centro le questioni del lavoro, che faccia tornare protagonisti i lavoratori e le classi popolari, che porti a sé quella ceto medio, quella piccola borghesia proletarizzata, i piccoli commercianti, i piccoli artigiani, i piccoli industriali che in questi anni di crisi sono stati schiacciati dai grandi gruppi monopolistici internazionali. Se vogliamo insieme dare un futuro ai nostri giovani, al nostro pianeta, perché qui è a rischio anche il pianeta Terra, l'unica soluzione è il Partito Comunista, l'unica soluzione è il socialismo e il potere ai lavoratori. Quindi l'unico voto utile è il voto al Partito Comunista e anche la partecipazione a un partito come il Partito Comunista. Francesca Calchetti, perché votare noi con l'Italia UDC? Io vi chiedo di votare noi per l'Italia UDC, perché rappresenta un partito che porterà equilibrio e stabilità nel nostro paese, lontano dagli estremismi che non hanno mai fatto bene e che comunque hanno sempre portato disordine e mancanza di sicurezza. Vi chiedo di votare noi per l'Italia UDC perché comunque è un partito con radici antiche, ma si è rinnovato, è nuovo. Vi chiedo di stare al mio fianco per portare la nostra terra in Parlamento, perché io sono nel territorio e mi ci ritrovate nel territorio. Grazie. Nicola Graziani, ha un po' più tempo, anche quasi due minuti se vuole, sì, perché votare Civica Popolare? Civica Popolare chiede il vostro voto perché siamo una forza tranquilla, responsabile, seria. Non siamo per le fughe in avanti, non siamo però per la conservazione. Siamo contro la cultura della
politica dell'ignoranza di coloro che dicono che i vaccini non servono, di coloro che dicono che l'Europa fa male. No, l'Europa è una cosa seria, i vaccini servono, seguiamo lo sviluppo che abbiamo seguito negli ultimi 50 anni di questo paese e costruiremo un paese ancora migliore. A posto così. Ma io sono sintetico. A posto così. Allora, grazie a Fausto Tenti, candidato di Potere al Popolo, Salvatore Catello, candidato del Partito Comunista, Francesca Calchetti, candidata di Noi con l'Italia UDC, e Nicola Graziani, candidato di Civica Popolare. Adesso le sentite tutte le liste. A me non mai candidato. Però. No, non che mai... partito vuoi fare? No, io voglio fare, voglio fare un partito così, faccio una lista dopo le 16 che ci sono, farò un'altra lista. Che devi raccogliere firme. Devi raccogliere... Tanti ci hanno provato, ma ci sono quest'altra, quest'altra volta. Quest'altra volta. Poi riprenderemo la nostra nero su bianco, dove faremo la puntata di commento alle elezioni. Sì. E quindi vedremo com'è andata. Vedremo com'è andata. Speriamo che tutto vada bene e soprattutto che riescano a governarci. Esatto. Cosa che... E che si abbassino i toni, come detto, ecco, e che gli episodi di violenza che abbiamo assistito. E ci diano questo lavoro e grazia, cioè, sì. Che mi piace questa cosa. Va bene. Grazie a tutti, buona serata.